il maestro Giuseppe Taroldi. Buonasera a tutti e grazie di essere presenti. Ma posso dire una cosa? Sì, certo, tu puoi. Diciamo così. Allora, questo brano l'avete ascoltato in anteprima perché è il costo dei notti insonne, praticamente questo è il brano che ho fatto per questo libro, quindi questo brano è tuo. Quindi è la prima volta che lo esibisco. Questa è la sorpresa. Benissimo, questo ci fa già capire il clima di questa serata, che sarà sicuramente molto intenso e molto ricco, una serata molto ricca, perché sicuramente non siamo qui così semplicemente o banalmente a presentare un romanzo scritto da dei nostri concittadini, no, non è questo che siamo qui a fare, e lo dimostra il fatto e la presenza di così tanti amici di Lara e di Fulvio. Io credo invece che stasera siamo qui per condividere proprio con questi nostri due amici la loro emozione nel donarci, attraverso le pagine del Gregge sulla neve, un assaggio della bellezza che nutre le loro anime. Io l'ho letto e posso confermarvi che è proprio così. Però partirei approfittando subito dell'assessore Cossandi, visto che noi abbiamo la presenza, per fargli dire due parole di questa occasione. Sì, sarò brevissimo perché la serata è molto intensa e credo che sia opportuno dare spazio a chi questa sera spazio deve averne. Io ovviamente do il benvenuto a tutti voi, che mi fa piacere siate numerosi nella nostra biblioteca per questa importante serata. Importante serata che, diciamo così, dà un po' anche l'avvio o una ripresa a quelle che sono e saranno tutte le attività che da qui in avanti la nostra biblioteca ospiterà. Leggevo prima nell'introduzione o nella presentazione della casa editrice che ha pubblicato il libro come una delle sue caratteristiche, una sorta di cifra distintiva o mission che dir si voglia, è quella del fare rete. Ecco, io credo che questa sia la dimostrazione di come gli incontri non sono casuali, perché da un lato abbiamo Lara con tutta la sua attività anche associativa nel club, eccetera, eccetera, che ha come cifra distintiva quello di fare rete e quanto si spende a livello personale come associazione nel cercare di tessere delle reti, dei contatti, dei rapporti, e quindi dall'altro lato abbiamo una realtà editoriale che ha nel suo essere, nel suo esistere, la volontà di fare rete. Ecco, appunto, tornando all'inizio, credo che la cosa non sia banale né casuale, ma dimostri come appunto dietro gli incontri ci sia sempre un senso, una volontà e anche una sorta di progettualità. Ringrazio ovviamente entrambi gli autori, credo che per loro questa sera, dopo la fatica letteraria, sarà anche una fatica, spero piacevole, anzi sono sicuro che sarà piacevole, anche se non è mai facile davanti ai concittadini presentare un prodotto proprio, soprattutto quando è un prodotto che mette, diciamo così, a nudo anche aspetti, diciamo così, personali. Ho letto delle recensioni in internet veramente entusiastiche sul libro che invogliano davvero la lettura, prenderlo in mano. Io non l'ho ancora fatto e niente, cercherò di colmare questa lacuna anche alla luce di quanto di buono ho letto e in internet. Io ringrazio ovviamente tutti coloro che sono presenti questa sera, a partire dagli autori Lara Beretta e Fulvio Fapani, che ovviamente ringrazio e faccio un in bocca al lupo anche per il futuro, visto quello che avete, come dire, ricevuto come feedback, come segnali alla prima fatica letteraria. Mi auguro che non rimanga l'unica, ma che questo sia un po' di come dire, di buon augurio e di buon auspicio perché ne seguano delle altre. Ringrazio anche l'intervistatore d'eccezione o d'occasione della serata, il dottor Sandro Foti, il maestro Giuseppe Taroldi, che abbiamo già conosciuto, e Marina Tortelli come voce narrante, e ovviamente ringrazio anche l'in bocca al lupo per un proseguio nell'attività letteraria anche per Milena Esposito, che, diciamo così, anche lei stasera presenterà il suo libro Mamma tu non sei come le altre.
Ecco, io davvero non voglio togliervi altro tempo, ritorno davvero all'inizio dicendo che davvero mi fa piacere, lo dico a nome personale, a nome dell'amministrazione, che la nostra biblioteca ospiti questi eventi. Mi auguro che da qui in avanti ne seguano molti altri, sempre nell'ottica e nella logica, da un lato, di fare rete, perché credo che questo sia anzitutto il più importante del senso di una biblioteca. Una biblioteca non è solo un luogo di conservazione, non è solo un luogo dove si vanno a prendere i libri, ma un luogo dove anzitutto si creano delle relazioni. I muri da soli, grandi o piccoli che siano, non dicono molto, anzi dicono davvero poco, se non vengono riempiti dalle persone. È solo dalle voci, dal calore, dalle emozioni delle persone che questi muri prendono voce e di conseguenza prendono vita. Questo davvero che sia un auspicio. E questo permette anche alla nostra biblioteca vivendo di diventare sempre più quel polo di riferimento culturale che una città come Palazzolo e anche non solo come Palazzolo deve avere e deve poter avere anche nel futuro. Quindi davvero grazie a tutti voi. Non mi sono dimenticato ovviamente che a complemento della serata credo che davvero toccando tutte quelle che sono le forme espressive, dalla musica alla parola arriva anche l'arte, ringrazio ovviamente anche il professor e artista Calogero Mancuso per aver arricchito la sala espositiva di queste bellissime opere, e anche lui che praticamente già ho visto e incontrato anche in altre occasioni. Auguro davvero un in grande in bocca al lupo per il proprio percorso artistico. Grazie davvero a tutti, adesso davvero mi taccio e do la parola a chi. Far parlare gli assessori prima dei presentatori, che poi i presentatori non resta più niente da dire, abbiamo già ringraziato tutto, abbiamo già detto tutto. Allora io sposto un po' l'attenzione, visto che fra le cose di cui ha parlato anche delle emozioni che danno i rapporti umani, insomma, che i muri da soli non vogliono dire niente. Io voglio parlare proprio dell'emozione questa sera, perché credo che sarà una parola che ricorrerà spesso, come spesso ricorre quando si parla proprio dell'arte. Vorrei iniziare col parlare della mia emozione, perché non è mai semplice presentare una serata, lo è meno ancora quando lo si fa su richiesta esplicita di un'amica e per amicizia, e quindi ci si sente anche investiti di una responsabilità non indifferente, insomma. Però sono molto molto felice di essere qui, sono anche orgogliosa di essere qui, perché comunque il mio percorso per poter arrivare a questa serata lo devo a Lara, che ha creduto in me in altre occasioni, in altri eventi. Non ho mai avuto l'occasione di ringraziarla personalmente e quindi vorrei farlo in questa occasione. La ringrazio anche per avermi insegnato in qualche modo che abbiamo il dovere e il diritto di credere ai nostri sogni e alla forza che abbiamo dentro di noi per realizzarli. E io credo che il gregge sulla neve sia un po' anche la rappresentazione di questo, di un sogno realizzato. Quindi attraverso questa tua realizzazione spero che anche altri possano imparare che davvero i sogni a volte sono più vicini di quanto possiamo pensare, insomma. Dicevamo emozione. L'emozione, vabbè, questa è una serata organizzata da Lara, quindi non può sicuramente mancare l'arte. E l'arte si sa che davvero per chi la sa accogliere, per chi la vuole accogliere profondamente, è fonte di grande emozione, di un'emozione vera. E quindi stasera la vedremo rappresentata in tanti modi. Innanzitutto sentiremo nuovamente la musica del maestro Tarolli, per cui insomma già questo voglio dire è un ottimo ingrediente. Sentiremo alcuni brani del romanzo letti dalla splendida voce di Marina Tortelli. E ci sarà appunto la presentazione di un altro romanzo, Mamma, tu non sei come le altre, di Milena Esposito. Però da subito direi che possiamo, come diceva l'assessore, ammirare la mostra del maestro Calogero Mancuso, Calo, che si chiama Come uno spazio interiore. Allora ce la spieghi, è una sciocchezza, nel senso che l'arte non si può spiegare ovviamente, però... Sto dicendo che la mia pittura è un procedere arritroso che scandaglia praticamente l'enigma della figura e la lavoro fino a far emergere l'impronta. Quindi quello che mi interessa è lasciare la scia, come in un magma primordiale lascio emergere la figura che è astratta e ricalca un po' quelli che sono gli stilemi del migliore Francis Bacon, pittore inglese dell'avanguardia del XXI secolo.
ed è una risposta del mio stile a questo accattivante romanzo, soprattutto nell'opera che vedete sulla, alla mia sinistra, che è Schegge del mondo che respiro, che è una risposta del mio stilema, nel mio stile a questo accattivante romanzo, e che ho voluto dedicare immediatamente, leggendo il romanzo, ho voluto dedicare, insomma, buona emozione a tutti. Grazie. Ecco, poi avrete modo di vederli, sono con più calma e con più tranquillità. Adesso direi che è il caso anche di lasciare la parola però alla persona che ha reso possibile questo sogno, cioè gli editori, perché ovviamente quando tu hai un sogno devi anche trovare qualcuno che abbia la voglia di condividerlo insieme a te e di crederci e di portarlo avanti. Quindi chiamerei l'editore Francesco Sicilia dell'Argo Libro. Buonasera a tutti, riprendendo proprio le parole dell'assessore, credo che per noi, sia per me che per Milena Esposito, che questa sera è presente innanzitutto in veste di autrice, ma anche lei è editrice, per noi è appunto essenziale fare rete. Noi siamo nati, prima ancora che come casa editrice, siamo nati come associazione culturale ad Agropoli, in provincia di Salerno, nell'ottobre del 2010. Poi siamo nati circa un anno e mezzo fa come casa editrice, e poi da dicembre abbiamo aperto anche una libreria indipendente ad Agropoli. Tutti ci danno un po' del pazzo per l'apertura di una libreria per di più indipendente, quindi staccata dai grandi franchising che oggi vanno per la maggiore, nel bene e nel male, soprattutto nel male secondo noi. Però noi crediamo in questo sogno, perché crediamo sia veramente importante portare avanti un messaggio diverso dal solito messaggio che vede una pseudo arte, diciamo così, basata sul non so, soprattutto sul personaggio televisivo famoso che pubblica un libro che nella maggior parte dei casi non ha nemmeno scritto, ha semplicemente filmato, e vabbè, a parte questa particolare, e poi va in giro per l'Italia a promuoverlo, a sponsorizzarlo. Ma noi crediamo che sia un'operazione commerciale, come altre operazioni commerciali, terribile o no, insomma, comunque positivo o negativo non ci interessa, però crediamo che abbia poco a che fare con l'arte della scrittura, e noi cerchiamo di fare altro, cerchiamo di promuovere autori secondo noi veramente validi, e secondo noi Fulvio Papanni e Lara Beretta hanno scritto un bel romanzo che andava pubblicato e andava promosso. Questo è quello che appunto ci ha guidato in questa scelta. Anche perché, come dicevamo prima, va bene i grandi nomi, però a volte dietro i grandi nomi c'è anche un vuoto di contenuti, mentre invece credo che dentro di ognuno di noi ci sono dei contenuti molto più ricchi che chiunque può esprimere, quindi è davvero importante avere qualcuno che abbia voglia di investire, di credere in questo e di dare spazio a queste voci che sennò diversamente farebbero veramente fatica a farsi sentire, e noi perderemo un patrimonio comunque importante. Quindi grazie ancora davvero.
Grazie.